Hanno voglia di fare, di stupire, di confrontarsi con altre realtà. Sono i componenti dell'associazione sportiva dilettantistica Velo Club Gela. Si sono presentati nel corso di una cerimonia che si svolta nei locali dell'ex chiesetta San Biagio. Il ciclismo è la loro passione e loro ce la metteranno tutta per portare in alto il nome della città. Abbiamo un obiettivo, quello di mantenere questo sport nel segno dell'amicizia, perché noi non siamo professionisti, quindi non siamo ciclisti professionisti pagati, siamo delle persone che ci accomuna un solo piacere, quello della bicicletta, che ci riuniamo la domenica e portiamo avanti questa attività, partecipando anche a qualche gara nel circuito regionale, tra le province di Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Catania. Noi vogliamo portare avanti un progetto che è nato 25 anni fa, perché con l'occasione quest'anno faremo 25 anni dell'associazione, quello di portare a Gela una classica di ciclismo, quella della festa della Madonna dell'Alemanna, che da un paio di anni si è persa per problemi burocratici legati un po' al discorso burocratico, però il nostro obiettivo è quello di riportarla, infatti probabilmente sarà il prossimo settembre di quest'anno. L'altro obiettivo che io con i miei dirigenti regionali mi sono fatto assegnare una gara importante per Gela, che porterà un bacino di ciclisti oltre le 100 unità, che sarà il prossimo 22 maggio e sarà una tappa conclusiva di un campionato regionale che si chiama il circuito Primavera in Bici. Quindi noi per quella data faremo la tappa conclusiva con la selezione delle maglie dei vari campioni delle varie categorie. Ma al momento attuale quanti tesserati ha il Velo Club? In questo momento noi abbiamo circa 60 tesserati, di cui almeno il 50% partecipa regolarmente alle gare domenicali. E oltre a questi 60 tesserati aggiungo che abbiamo altrettanti amici, magari non tesserati, però che ci supportano nelle varie manifestazioni, nelle varie attività che facciamo extra gare. Esempio, noi ogni anno abbiamo la classica scalata dell'Etna, quindi sono invitati tutti, tesserati e non tesserati, proprio nel senso dell'amicizia, per trascorrere una giornata diversa. Più che altro è una passione. Sì, è una passione.